Bentornati allo Zucchero, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Vi è mai capitato di ritrovarvi in chiamata con i vostri amici e non sapere a cosa giocare? Siete stufi del classico free-to-play che aprite? Ebbene, oggi ho deciso di stilare una lista di videogiochi che voglio consigliarvi e che ho trovato veramente divertenti da giocare con gli amici. Ho escluso quindi i free-to-play, perché li conosciamo tutti, e i titoli più blastonati alla GTA V o i vari COD, per intenderci. Detto questo, direi di iniziare. Alla decima posizione troviamo i titoli Lego. Sembrerà una minchiata, ma qualsiasi gioco Lego aprirete assieme ad un amico in locale vi farà sfattonare così tanto che vi bombarderete anche di meme. Scherzi a parte, la compagnia che vi assicurano i videogiochi Lego, in locale ovviamente perché in pochissimi hanno il multiplayer online, è impareggiabile. C'è da dire però che se state giocando da una console Sony, potete tranquillamente giocare allo stesso modo in locale utilizzando lo share play. Se vi state chiedendo qual è, secondo me, l'ultimo titolo valido Lego, non so ragazzi, a me oltre a Lego Batman 3 fatto impazzire tantissimo Lego Harry Potter, poi magari sono un fan, quindi è anche normale. Nona posizione, picchiaduro. Ok, io sono uno di quelli cresciuti con Tekken, ma anche partite Street Fighter e Mortal Kombat non l'ho mai disdegnate, anzi tutt'altro, ho comprato anche diversi capitoli di queste saghe e mi sono divertito spesso passando pomeriggi con gli amici. Online potrete anche organizzare dei tornei tra di voi a suon di mazzate e vi assicuro che vi divertirete parecchio. Menzione importante va a Smash, è quello che mi ha divertito di più con il tempo. Voi non avete idea di quanto faccia sbellicare dalle risate e di quanto spirito competitivo possa creare un videogioco del genere. Mario Party è senza ombra di dubbio il re dei party game, e anche qui avrei potuto mettere la categoria intera dei party game, ma no, perché quelli con protagonista l'idraulico italiano sono sempre una spanna sopra gli altri, c'è poco da fare. Che sia online o in locale, i Mario Party, con i suoi minigiochi e i tabelloni, regalano ore di divertimento. Questo magari se lo aspettano in pochi, ma Dying Light è un inno al divertimento. Tra parkour e zombie i giocatori si alleeranno per completare quest secondarie, alcune tra l'altro bellissime, cercate di seguirne la storia. Anche la campagna, se posso dirvi la verità, è molto coinvolgente. Il gameplay è sicuramente soddisfacente grazie anche alla creazione di centinaia di armi, per non parlare di The Following, una delle mie espansioni preferite di sempre. Non vedo l'ora di avere del tempo per recuperare anche il secondo capitolo di Dying Light. Non so se mi seguite su Instagram, ma molte volte ho detto che non vedo l'ora di recuperarlo, visto che non ho avuto il tempo di giocarlo. It Takes Two, vincitore del gioco dell'anno 2021. È un titolo pazzesco, capace di intrattenere con estrema naturalezza grandi e piccini, spiegando come funziona la vita di coppia con facilità. Forse sono abbastanza legato a questo titolo perché l'ho giocato con la mia ragazza, insomma. Ma analizzandolo con un occhio più critico la cosa non cambia. Questo titolo enorme è capace di intrattenere chiunque, perché alterna puzzle e sfide contro il proprio partner di gioco a fasi di esplorazioni rilassanti, il tutto cambiando genere ogni 3x2, una volta è un race game, un'altra è uno sparatutto, un'altra ancora un platform, un'altra ancora un puzzle game, un'altra ancora un action. Insomma, se non avete ancora provato It Takes Two, fatelo. Il secondo player che giocherà con voi online non avrà nemmeno bisogno di una copia del titolo. Credo sia quasi inutile parlare della saga di Monster Hunter, anche se effettivamente non è blastonata come altri titoli in Italia. Questa epopea fantastica permette ai giocatori di tutto il mondo di organizzarsi e partire assieme per cacciare mostri giganti o più piccini, insomma, mostri di tutti i tipi. Importante è la collaborazione e la tattica per catturare mostri diversi, ma soprattutto la coordinazione con i propri compagni. Fino a 4 amici potranno collegarsi, arrivando a cacciare o uccidere bestie come l'Anjanat, arrampicandosi sul suo dorso e ferendolo fino a sfinirlo. Ragazzi, io non so veramente quante ore ho passato su un qualsiasi Monster Hunter, Monster Hunter Rise, Monster Hunter World, qualcosa di pazzesco. Ovviamente questi ultimi due sono quelli che consiglio di più, anche se quello che mi porto dietro da più tempo è Monster Hunter Freedom Unite per PSP. I classici Mario Kart e Crash Team Racing?
pensavate veramente che me li stessi dimenticando? Inutile dire che c'è chi preferisce l'uno o chi l'altro. Io, a parte lo stile di guida, cui preferisco quello di Crash, non ho differenze e mi diverto un boato su entrambi i giochi. I roster chiaramente sono differenti, uno appartiene più alla sfera che ha cresciuto i giocatori su PS1, l'altro alla sfera Nintendo. Io comunque li consiglio a tutti entrambi i titoli, sia per chi gioca in locale, sia per chi gioca online. Al terzo posto devo assolutamente mettere Payday 2. Aspettando il capitolo successivo, previsto per il prossimo anno, Payday 2 va giocato. Siete un gruppo di amici e la sera vi annoiate, vi siete rotti le palle del classico Fall Guys o dei Campers Warzone? Perfetto, ho trovato ciò che fa per voi. In questo titolo spara tutto, con un po' di strategia è possibile organizzare colpi in banca, commercio di droga e altri milioni di modi illegali per fare soldi. Se non avete mai toccato Payday 2 vi state perdendo ore ed ore di divertimento, collezionabili, quest stealth, smitragliate a gogo sulle forze dell'ordine. Insomma, dovete giocarlo, raga, non so come farvelo capire. Personalmente reputo Payday uno dei migliori videogiochi di sempre in multiplayer. Abbiamo parlato di Payday. Il re del cazzeggio online non poteva mancare, dal primo all'ultimo i Borderlands. Sono sicuro che vi piaceranno tutti. Per chi non ne ha mai toccato uno e la storia non gli interessa, pesca a caso un titolo, il risultato sarà comunque pazzesco. Tra le side quest ai limiti della follia e i bilioni di armi, le prese per il culo ad altri videogiochi o comunque opere televisive, questo è veramente un inno alla follia. Vi ritroverete a fare carneficine di nemici in quantità industriali con il vostro personaggio buildato a puntino, in base a come giocate voi soprattutto. Il mio preferito è assolutamente il 2, la struttura delle missioni primarie e secondarie, il carattere dei personaggi, lo stile delle ambientazioni, delle armi. Non so veramente se esiste effettivamente una sorta di GDR spara tutto con un level up così organizzato, in grado di tenere altissimo il ritmo del gameplay. È qualcosa di pazzesco. Dei fan dello sparatutto che si perdono giochi del genere non sono perdonabili. Uno dei videogiochi più sottovalutati di sempre, Little Big Planet 3. Sì, ok, vi è anche Sackboy la grande avventura, che è un platform validissimo, ma Little Big Planet 3 non si batte in quanto multiplayer. I suoi server sono stati chiusi per diversi mesi a causa degli hacker, non ho capito molto bene questa cosa, vi dico la verità, non mi sono neanche informato più di troppo perché per quei 2-3 mesi non ho più toccato i livelli community. È un gioco comunque con all'interno migliaia di giochi. È proprio lo spazio community di cui parlavo prima la cosa più bella. Insieme ai vostri amici potete infatti esplorare milioni di livelli creati da altri giocatori e divertirvi in base ai vostri gusti. Qualsiasi, ve lo ripeto, qualsiasi livello cercherete, lo troverete. Io ad esempio sono rimasto estasiato nel rigiocare alcuni livelli di Heavy Rain, riprodotti in maniera originale. Gli stessi dialoghi, gli stessi modelli dei personaggi, insomma tutto quanto per farvi capire quanto Little Big Planet 3 possa essere un gioco fenomenale per un gruppo di amici. Dovrei fare un video a parte, ve lo giuro, su questo titolo e soprattutto sui migliori livelli di Little Big Planet. È un qualcosa di fenomenale, io sono sicuro che a parole starete dicendo sì, vabbè dai, sti cazzi, è un giochetto con pupazzetto. Regà, fidatevi, il mondo di Little Big Planet è così sottovalutato che quando lo scoprirete non vorrete più farne a meno. Grazie per la vostra importantissima visualizzazione.